Due commissioni oggi al lavoro nelle stanze in Via Verdi. In commissione patrimonio e personale, presieduta da Vincenzo Varriale, all'ordine del giorno c'era il regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli. Approviamo un nuovo strumento che disciplina in maniera sistemica la delicata, complessa materia delle assegnazioni dei nostri beni immobili a privati, enti ed associazioni. Noi prevediamo procedure di assoluta trasparenza per l'assegnazione dei beni immobili di uso abitativo che tengano conto del reddito familiare, quindi del livello di povertà, inevitabilmente della presenza di disabili, del numero dei componenti del nucleo familiare, della condizione di emergenza abitativa, nel senso si dà priorità a persone che vengono da sfratti, insomma, in abitazioni private perché in condizioni di povertà, quindi discipliniamo questa materia. Noi prevediamo una riserva del 25% per comodati d'uso gratuito, per assegnazioni a canone agevolato, per innanzitutto enti istituzionali, soggetti giuridici e poi per associazioni che svolgano sul territorio una meritoria azione sul piano del recupero sociale, del recupero dei minori a rischio, che svolgono funzioni educative particolarmente pregnanti. In Commissione Cultura e Turismo, presieduta da Maria Lorenzi, gli assessori di Nocera e Realfonso hanno discusso delle linee programmatiche per la cultura e il turismo nel 2012 e della prossima Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Erano presenti anche rappresentanti della Federalberghi, della Confindustria e del Consorzio Antiche Botteghe di Piazza Mercato, con i quali inoltre è stato affrontato il tema della possibile istituzione di una tassa di soggiorno.